avanti. How did were you when you started dancing? Allora, ho iniziato danza, avevo 3 anni e mezzo. Ho iniziato giocando e poi è diventata la mia passione. After your studies in Alcamo in Palermo, you went to La Scala Ballet in Milano. Ho iniziato qui ad Alcamo e poi ho fatto un anno al Teatro Massimo con i piccoli danzatori di Palermo e dopo all'età di 11 anni mi sono trasferita a Milano e sono entrata a far parte della scuola di ballo del Teatro alla Scala e la cosa più dura è stata stare lontano dalla famiglia e soprattutto dai miei genitori. You passed the audition, how did you feel and what about your family? Ho fatto prima il mese di prova e dopo questo mese di prova esce una graduatoria e dove si vede chi è ammesso e chi no. E la gioia più grande è stata essere stata ammessa e soprattutto ero prima in graduatoria e quindi la felicità era alle stelle, sia mia che dei miei familiari. How you are the étoile at Bordeaux? How do you see your future? Essere étoile è il gradino più alto che una ballerina possa sognare. E da quando adesso è da 3 anni che sono étoile a Bordeaux ed è un sogno che ho realizzato che avevo fin da piccolina e sto ballando tutti i ruoli che ho sempre desiderato ballare ed è bellissimo e in futuro vedremo cosa succederà. Adesso sto facendo adesso sono in dolce attesa e quindi sono ferma, però quando riprenderò adesso ad aprile inizierò la mia routine con i vari spettacoli e i vari gala anche in estate e poi vedremo cosa succederà in futuro. What do you feel when you dance? Quando ballo è una sensazione di felicità. Quando fai qualcosa che ti piace tanto è tutto facile e la sensazione è di amore puro verso quello che faccio. Quando sono sul palco mi emoziono tantissimo, ma non solo, anche quando provo, già a partire dalle prove è un'emozione indescrivibile quando interpreto un ruolo e soprattutto la cosa più importante è emozionare le persone che mi guardano. To become a étoile, you need to do lots of sacrifice. Would you advise teenager to do it? Il consiglio che posso dare è quello di seguire i propri sogni e io l'ho fatto fin da piccolissima e quindi seguite il vostro cuore, seguite le vostre passioni. You are going to have a baby. How would you react if your baby asked you to become a ballet étoile too? Proprio così, sono incinta e adesso partorirò a breve. E se mia figlia mi dovesse dire quando sarà più grande che vuole diventare una ballerina, io gli risponderò che deve seguire quello che più gli piace fare e non sarò io a dirgli quello che deve fare. Thank you very much for this interview. Grazie, ciao.